Ciao a tutti, in questo video mi è arrivato un altro televisore da riparare da 52 pollici al plasma e il problema è che nell'accensione il televisore continua a ripetere la fase di accensione per una decina di volte, forse anche di più, poi si riaccende e il televisore va normalmente. Cosa succede? Praticamente sulle tensioni finali dell'alimentatore, che sono queste, ci sono questi condensatori che si sono gonfiati e all'accensione tendono ad andare verso il corto e poi l'alimentatore si protegge e si spegne. Poi si riaccende, li vede ancora in corto e si spegne e così prosegue a fare accensioni finché si scaldano i condensatori o il condensatore che provoca quel corto, scaldandosi aumenta un po' la resistenza e poi parte il tutto. Ora vi farò vedere come cambiare questi condensatori. Allora, innanzitutto bisogna procurarsi un succhio a stagno. Io preferibilmente tolgo sempre col succhio a stagno. Lo stagno da sotto le piste, anche perché questa qua è una scheda a singola faccia, non ci sono circuiti da questa parte a parte questi cavallotti. Essendo singola faccia, togliere lo stagno col succhio a stagno è abbastanza facile. Ora vi farò vedere. Allora, condensatori gonfi ce ne sono uno. Ah, si vede bene? 1, 2, 3, 4, 5. Questi qua non sono gonfi. Io sostituisco tutti quelli gonfi. Poi andrò a vedere se magari sotto, perché può capitare che sotto il condensatore si gonfi. Allora andrò a verificare anche se questo qua, per esempio, sotto è gonfio. Adesso vi farò vedere come togliere lo stagno e sostituirli. Io ne faccio uno alla volta, così lo tolgo, guardo se ho un condensatore uguale e poi lo rimonto. Ora ve ne faccio vedere uno. Il primo è questo. Bisogna trovare i suoi reofori dove escono, che sono questi due. Andiamo a avvicinare un po'. Praticamente sono, se non sbaglio, questi due. Importante il segno più e meno, che qua sulla scheda sono indicati più e meno. Il più è questo e il meno è questo. Importante che è importante che sia indicato più e meno, perché su alcune schede non è indicato e devi andare a vedertelo te, devi andare a vederlo sul condensatore stesso, che di solito la banda, quella, la striscia, questa, è il meno e l'altra parte è sempre il più. Ora, io di solito prendo lo stagno. Una ravvivata allo stagno in questa maniera e poi cerco di raddrizzare i piedini e poi lo estraggo da sotto. Ok, così in questa maniera. Avete visto? Com'è semplice. Poi do un'ulteriore stagnata. E poi col succhio a stagno tolgo lo stagno per infilarci il condensatore nuovo.
i condensatori si identificano in questa maniera. Questo è un 25 volt 1000 microfarad. Noi dobbiamo trovarne uno 25 volt 1000 microfarad elettrolitico, praticamente polarizzato, c'è il meno che è questo e il più la parte opposta. Per trovarne uno identico, l'importante è che abbia i microfarad almeno 1000 o anche superiore e i volt. Anche quello almeno 25 volt. Se l'abbiamo da 35 va bene, anche 1000 microfarad se l'abbiamo da 1500 va bene. L'importante è che non siano più bassi sia di microfarad che di voltaggio. Adesso andiamo a cercarne uno. Allora, io ho trovato questi due condensatori. Uno è questo 25 volt 1000 microfarad e l'altro è questo 25 volt 1000 microfarad. Allora adesso, siccome questi li ho tolti da altre schede, li voglio provare col mio tester. Indispensabile avere un tester che arrivi almeno a 5.000 microfarad, 10.000, 5-10.000 microfarad. Prima cosa bisogna scaricarli perché, come dice il manuale del tester, se non li scarichi rischi di danneggiare il tester. E poi verifichiamo, mettiamo sulla scala. Beh, microfarad. Vediamo quanto misura. Allora, meno, più. Ci impiega un po' perché, ecco, ok. 964 microfarad. Importante è verificare il funzionamento prima di montare. Vediamo quell'altro che mi è caduto. Allora, bene. Più. O uno o l'altro possiamo mettere. Ok, allora dopo aver verificato il funzionamento decidiamo quale mettere, uno o l'altro indifferenti, ricordandosi di mettere il positivo da questa parte. Allora, verifichiamo il passo. Il passo va bene sia per questo che per questo. Ok. Si preparano i reofori. Io di solito questo l'ho già preparato, però di solito si toglie bene lo stagno e con una pinzettina si raddrizzano bene i reofori per semplificare il montaggio. Andrò a inserire questo, mi piace di più, questo blu. Allora, almeno, più, meno. Ok. Meno, più. Se avete fortuna che il condensatore sta già su per i fatti suoi, se no dovete mettere uno spessore sotto.
vedete, vi farò vedere, è un condensatore saldato. Ok, e così per tutti gli altri. Tolto. Vedete com'è gonfio questo? Questo è un 1000 microfarad 35 volt. Questo è un 35 V 1000 microfarad, ma non posso montarlo perché c'è il passo più. Vedete che c'è il passo più largo? Non riuscirò mai a montarlo. A meno che si fa una prolunga coi fili. Allora vado a cercarlo. Ho trovato il secondo condensatore, 35 volt, 1000 microfarad, pulito i reofori e provato col tester. Ora vado ad inserirlo. Questo è un po' più complicato. Allora, meno più. Ok, sono riuscito a inserirlo, però adesso devo prendere uno spessore per tenerlo spinto. Infatti mi è scappato. Ok, devo rifare tutto. Ok, appoggiate il legno sul condensatore, lo tenete premuto fino a che lo appoggiate sul tavolo. Ok, ora i reofori escono, lo posso saldare. Ok, e così via si procede anche con gli altri. Ok, dopo aver sostituito tutti i condensatori guasti, gonfi, e aver provato quelli che non ho cambiato, ora andrò a provare la scheda se funziona.
azione riservata. Se pesa. Ora vedete che si accende subito. C'è un menu. Menu. Spegniamo. Non va il pulsante. Proviamo. Ok, adesso si accende subito. Prima continuava ad accendersi e spegnersi, accendersi e spegnersi. Classico difetto di quando ci sono i condensatori scoppiati.